So che vi sto un po' confondendo perché una volta sono in bici, una volta sono in camper, l'altra volta sono in macchina. Adesso sono effettivamente in macchina, ma ho la mia fida bicicletta con tutte le borse e i bagagli per viaggiare dietro. Come avete letto dal titolo, mi sto dirigendo al BAM, ma non ci andiamo direttamente, ma sto andando innanzitutto ad Alessandria a incontrarmi con Ferruccio, con il quale andrò fino a Mantova in macchina, con la sua macchina perché è più grande della mia, ci stanno tutte e due le biciclette. Molliamo la macchina a Mantova, stasera pedaleremo fino a Peschiera o zona Peschiera a cercare un campeggio in quella zona. Da lì domani partiamo, andiamo a Montagnana, un centinaio di chilometri, una delle città murate, credo. La traccia l'ha creata Ferruccio, del quale mi fido molto perché è un abile viaggiatore. E venerdì torneremo da Montagnana verso Mantova, dove pianteremo le nostre tende al BAM, i nostri posti prenotati, e ci godremo i 3 giorni del BAM. Finalmente, erano 3 anni che volevo andarci e per un motivo o per l'altro non ci sono mai riuscito, e quest'anno ci siamo, ragazzi, game on. Molto bene ragazzi, sono arrivato, ho parcheggiato in doppia fila, che non si fa, ma solo perché quella di Ferruccio è qua. Come vedete c'è anche la sua bici già carica, e appena arriva lui facciamo il cambio delle 2 auto, carichiamo la mia bici sulla sua e partiamo con la sua, e lasciamo la mia nel parcheggio lì perché qua non ci sono altri parcheggi. Quindi a dopo ragazzi. E il buon Ferruccio qua alla guida mi ha recuperato, abbiamo i velocipedi qua dietro, è il mio e siamo direzione Mantova, ci siamo ragazzi. Eccoci arrivati a Campo Canoa, Ferruccio è già pronto a scaricare la sua bici, ci prepariamo e si parte. E via, notare l'eleganza. L'eleganza. Post office. Ok ragazzi, bici pronte, come vedete stiamo pedalando, appena usciti da Mantova, e con un po' di difficoltà per il traffico, per i lavori e perché abbiamo ciccato una ciclabile, ma ci siamo, adesso siamo sulla ciclabile del Mincio e si va 43 km più o meno, 45, e arriviamo al nostro campeggio. Guardate l'influencer che si ferma a farsi selfie. Influencer. Bene bene, ore 19:11, tirata a manetta a 20-25 all'ora. Ferruccio ha tirato il collo al giappino. No, non si mettono in giro voci false e tendenziose. No, sta andando a manetta. Comunque stiamo arrivando a Peschiera, ha cominciato anche un po' a gocciolare, ma sta facendo solo finta, creerà solo l'affa fastidiosa. E niente, 4-5 km e siamo al campeggio. Sì. E vabbè, meglio posare la cam e pedalare, perché sennò qua adesso inizia a esserci casino e traffico. All'operazione smontage, si toglie il borso della bicicletta e si monta la tenda, perché siamo poliglotti. Ebbene sì, siamo arrivati al campeggio del Garda, così non abbiamo, ci sbagliamo, una piazzola piccolina come potete vedere. Il clima
sembra reggere, e adesso facciamo appunto lo smontage, montage, detent, e andiamo a lavarci perché puzziamo e siamo sudati. A dopo. 2 hours later. Una buonanotte veloce, perché siamo già in tenda, abbiamo mangiato una pizza con una birretta, ma adesso sta piovendo, quindi ci siamo rintanati nelle tende da temporali tra una mezz'oretta e speriamo che non faccia troppo danni, ma domani dovrebbe esserci sole tutto il giorno, che abbiamo 105 km da fare, quindi buonanotte ragazzi.